Amici di Colpo d'Occhio TV, bentrovati al terzo appuntamento con Occhio allo Sport, la rassegna stampa condotta da me, Carmine D'Argenio, qui su Colpo d'Occhio TV. Innanzitutto, prima di passare a commentare questa bella vittoria del Napoli, vorrei chiedere a tutti gli amici navigatori del web di commentare, perché no, anche questa rassegna di oggi per renderla più interattiva. E svolta doveva essere, svolta è stata, e lo è stato anche in campionato. La si attendeva ed è arrivata con il Toro dopo le due vittorie esterne di campionato e Coppa. La prova del 9 ha messo il Napoli dinanzi al passato sotto forma del Torino degli ex, a partire dal primo allenatore dell'era De Laurentiis, Giampiero Ventura, passando per quello di casa, Quagliarella, che ci ha provato a rifilare la crisi alla sua vecchia squadra, tra l'altro con un bellissimo gol. E qui vorrei anche sapere cosa ne pensano i nostri ascoltatori, perché l'ex di turno, come di consueto, punisce e castiga il Napoli, fino ad arrivare poi al più recente El Kadouri. Alla fine ha vinto comunque il presente con Insigne, il piccoletto di Frattamaggiore che, dopo aver sbagliato, complice il palo avversario, coi piedi talentuosi, va invece a segnare di testa il suo primo gol di stagione e a portare invece la vittoria finale l'attuale bomber del Napoli, José María Callejón. Le statistiche fine gara di quest'anno ci hanno già abituato ad un 11 di Benitez che arriva alle conclusioni verso la porta opposta con la stessa facilità con cui si lascia bucare, tra virgolette, in difesa. Rafael ed Albiol devono riportare maggior sicurezza al reparto. Novità assoluta poi di ieri l'innesto di Michu in luogo di un Hamsik seppur in crescita. Queste quindi le mosse alternative di un Benitez coraggioso e proprio l'allenatore iberico cambia quindi le carte in tavola. Ed anche qui sarebbe bello commentare insieme a voi navigatori del web le scelte di Benitez che pur essendo integralista nel modulo sta cercando di apportare delle modifiche se non altro con interpreti e movimenti in campo. E anche se lo stesso allenatore del Napoli ammette di dover trovare maggiore equilibrio tra i reparti stessi e soprattutto, come dice lui stesso, tra centrocampo e difesa nello specifico, perché questo modulo richiede compattezza ed aiuto fra i reparti, che devono equilibrarsi a vicenda. Bella quindi ed importante l'osservazione di Benitez, che sembra fare una sorta di ammenda, al suo credo tattico. Dopo la sosta nazionale poi però ci sarà l'Inter dei 7 gol subiti in 2 partite e sarà ancora ex il Mazzarri in difficoltà. Ma venendo più ampiamente alla sesta giornata di campionato che si è svolta ieri, tra tante tensioni e polemiche, abbiamo visto tutti quanti cosa è successo in Juventus-Roma, partita che ha sancito tra l'altro anche per quest'anno la supremazia da subito della Juve. Con buona pace di Totti che ironizza su tutti i quotidiani di oggi, solo in campionato senza dover affrontare la Juve con le partite che gli vanno nel modo in cui gli vanno, solo in un campionato senza la Juve noi potremo arrivare primi. In pratica Totti, insomma, ironizza sugli arbitraggi sempre un po' a favore della Juve. La migliore espressione di giornata è invece l'Empoli, del più bel calcio giocato fino a questo momento. Il Palermo va giù. Nell'altro anticipo il Milan vince ma non raccoglie grandi consensi. Il Verona si attesta sugli inizi dell'anno scorso. La Sampdoria balla con il suo presidente. Avrete tutti visto quella bellissima scena in campo del presidente della Samp. L'Udinese perde vittoria e clamorosa classifica ulteriormente positiva. All'ultimo minuto la perde contro un Cesena che probabilmente però meritava il pareggio. Il Parma invece perdente in casa con il Genoa non riesce ad abbandonare l'ultima posizione. Ancora bella vittoria della Lazio per 3-2 sul Sassuolo, che tra l'altro ha identico risultato rispetto a quella dell'anno scorso. I maggiori titoli di quest'oggi, Insigne e Callejón, il Napoli sale, superato il Toro in rimonta, l'Inter ne prende 3 a Firenze. Ma soprattutto campionato falsato, la Juve batte la Roma, Rocchi disastro, Totti vincono così da anni. Ne parlavamo ed ovviamente lo riportano anche i maggiori quotidiani di quest'oggi. Rocchi che disastro! Involontario il mani di Maicon fuori area e a tempo scaduto. Pjanic su Pogba, sul rigore pro Roma, Totti inizia, Lichtsteiner finisce, Vidal in offside sul 3-2. E l'accusa quindi da parte del capitano della Roma è lanciato. La Juve vince così da anni. Parlerò, aggiunge poi, quando smetterò, ma non illudo i tifosi, allo scudetto non ci fanno arrivare. Se dicessi quello che penso sarei squalificato, ma tutta Italia la pensa come me. Quindi chiarissimo, diciamo, senza troppe allusioni.
Allegri e Sacchi, ancora per continuare su questa scia delle polemiche che ha visto questa domenica protagonisti non solo in campo i maggiori interpreti, ma anche al di fuori. Nuova lite in TV, adesso faccia a faccia molto acceso tra i due allenatori che si erano già beccati dopo la Champions. Allegri, nemmeno oggi abbiamo visto la stessa partita. E ammette, Vidal era in fuorigioco. Sacchi risponde, devi essere più rispettoso, sei arrogante, ti auguro di vincere le coppe che ho vinto io. Bel botta e risposta, quindi mediatico. Ancora i turbi e lude, Bonucci decide 3-2, velocemente dopo le decisioni dell'arbitro, partita sin troppo nervosa, espulsi alla fine anche Morata e Manolas, e la Juve è arrivata a 22 successi interni di fila e record in Serie A. Ancora qualche pagella, vediamo solo un po' i principali voti. Buffon 6, il maggior voto ovviamente a Bonucci 7, Bracca il capitano della Roma quando punta l'area e non si lascia mai spiazzare dai movimenti del tridente. Buoni voti anche però per Chiellini, 6,5, Lichtsteiner 6, in attacco un po' la nota dolente invece della Juve con Llorente 5, Morata che è entrato dal 14° del secondo tempo, voto 6, per Allegri un 6,5 in pagella, ovviamente insieme a Bonucci il voto più alto lo ha Tevez con 7, e anche qui poi sarebbe bello sentire perché no la pagella dei tifosi. Quanto riguarda la Roma, a lezione da Super Keita, Pjanic spreca, Iturbe che gol, Gervinho imprevedibile, due assist d'oro, Nainggolan generoso e Manolas sbaglia, destro invece non incide. Andiamo verso le battute finali di questa rassegna, c'è subito però chi risponde alle parole di Totti, inaccettabili, le definisce così Marotta, capisco la sua amarezza, ma la Juve non ha rubato nulla, meritando di vincere. La rabbia Garcia, a Torino le aree di rigore sono più grandi. Anche sulla via dell'ironizzazione, quindi un po' tutta l'equipe della squadra a Roma. Sabatini, tre gol irregolari. È scientifico, lo dimostrano le immagini, ma la Roma non molla. Abbiamo giocato alla pari. La nostra gente ci aiuterà a ripartire e lotteremo fino in fondo. La Roma quindi continua a crederci nonostante questa brutta batosta. Ritornando alle pagelle invece del Napoli, abbiamo un Raffaele 6, Maggio 6, Albiol 5,5, continua a non convincere lì al centro della difesa, cosa che invece fa Koulibaly che va a meritarsi un bel 6,5 in pagella. Zuniga ritrovato 6,5, Gargano solita sufficienza per lui, David Lopez si attesta ancora una volta sulla sufficienza, Inler stesso voto, Caglione ovviamente il migliore in campo, voto 7. Michu ancora da rivedere, il Corriere dello Sport gli affibbia un 5,5, Mertens 6, Insigne 7,5 con la coppia d'attacco insieme a Caleon va insomma a sancire i miglior voti del Napoli, conclude Higuain con voto 6. La felicità di Insigne che ha messo a segno un gol liberatorio, nel primo tempo sbagliato, poi però Lorenzo ha pianto dopo aver segnato. Dedicato a moglie e figlio, e che festa poi a casa anche nel rientro in famiglia per lui. Benitez invece dice, come ne accennavamo prima, vittoria di cuore e cervello, andremo lontano. Quindi l'auspicio è quello di una reazione forte da parte del Napoli, ancora una volta è stato ben messo in campo. Dobbiamo continuare così, dice Benitez. Ventura invece dal canto suo dice buona mezz'ora e poi siamo spariti. Centrato quindi il primo obiettivo di una serie che porterà dopo la sosta nazionale ad affrontare l'Inter. Caglione non sbaglia un colpo. Siamo quindi alla conclusione con quella che sarà la sosta. Si ripartirà con Napoli-Torino e con Napoli-Inter che ha visto perdere 3-0 contro la Fiorentina. Crisi, Mazzarri, Babacar, Cuadrado e Tomovic azzerano l'Inter. E speriamo che anche il Napoli possa fare lo stesso dopo la sosta. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima settimana con l'appuntamento di Colpo d'Occhio TV, che è Occhio allo Sport, condotto da me, Carmine D'Argenio.